dell'indagine che sta facendo il professor Boris, no? Sull'utilizzo dell'equipe stile, no? Come metodi da inserire nei giunti del muratore della pista per realizzare dei cronici armati nascosti nei giunti. Perfetto, quello è, questo è importante. È fondamentale. È un'applicazione interessante, grazie. Poi un'altra cosa, è applicabile sulle volti sottili in foglio questo sistema? Sì, noi abbiamo fatto una prima applicazione proprio su una volta. Sì, a parte la cupola di 20 anni fa, quelle normali, le volte a botte. Sì, 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 sì. Sì. Parla dei sistemi FRQ, sì. SRG, no, entrambi, SRG, entrambi in realtà. Scusi, SRG. Sì, è una delle prime applicazioni che abbiamo effettivamente realizzato. È stata per il teatro Bestignani di Imola, nel quale erano state appunto rinforzate delle volte, tra l'altro affrescare anche in quel caso, in foglio, e si era utilizzato il sistema con i tessuti sociali, con la matrice organica. In quel caso non era stato pretensionato il sistema, giustamente, erano semplicemente stati fatti dei perfori in corrispondenza delle sezioni esatto, sulle quali erano passato una volta e inghisato il tessuto. Nel Deplian, nel catalogo del sistema, proprio nell'ultima pagina, le immagini che vede sono prese da quel tipo di applicazione, effettivamente. Per tornare al reticolatus, è un'idea di un intervento diffuso che simula sostanzialmente un impatto armato, però da applicare in murature nei quali è necessario mantenere gli elementi labili della pista. Quindi una soluzione che è estremamente intelligente è quella appunto di pensare di rifare un intervento di repointing armato, quindi con una ristilatura, impiegando all'interno degli allettamenti, che devono essere opportunamente scarniti, trattati, dei tessuti di rinforzo di questa tipologia, quindi acciaio. Noi ovviamente in questo caso, se ci sono umidità di risalita consistenti, presenza di sali eccetera, probabilmente proporremo anche l'acciaio inox. Questi sistemi vengono appunto posizionati collegandoli fra le due facce del paramento murario attraverso dei sistemi di connessioni, è un brevetto sul quale sta lavorando e che ha ottimizzato già poi effettivamente, e che appunto permettono di realizzare un rinforzo tridimensionale a tutti gli effetti, connettendo attraverso queste reti infilate all'interno dei giunti, è un lavoro interessante sul quale insomma anche le attività di board di sperimentazione stanno dando dei frutti notevoli, che appunto prevedono di poter salvaguardare l'aspetto del paramento murario, quindi è un intervento che immagino, insomma, come diceva l'Aquila, potrebbe effettivamente essere una buona soluzione per risolvere alcuni interventi. Ha parlato di pretensionamento, quindi è possibile essenzialmente utilizzare il sistema per cerchiature attive di pilastri? La cerchiatura di pilastri ha il solito limite che soprattutto è monumentale se la sezione è molto irregolare, si vedono quelle sezioni. Il sistema nel momento in cui viene pretensionato ovviamente avrà delle spinte a fuoco, quindi in corrispondenza delle concavità. Sì, no, su una sezione semplice ovviamente è pensabile di utilizzarlo, la sezione circolare è proprio l'esempio migliore, poi diciamo che in realtà molto spesso basta che sia una sezione rettangolare in cui un lato sia maggiore del doppio dell'altro e la pressione di confinamento diventa poco efficace effettivamente. In quel caso appunto tecniche near surface mounted di sistemi cultuosi infilati all'interno, con sistemi di connessione, sistemi compositi, un po' invasivi, però insomma possono essere anche utilizzati sistemi tradizionali oltre a questo strumento. L'interesse per me sarebbe quello di attivare il pretensionamento su casi del genere, perché altrimenti la efficacia è buona. Infatti in quell'ottica ovviamente il sistema è veramente estremamente versatile. Noi avevamo previsto un sistema di ancoraggio tipo, poi però ogni progettista, quando ha visto un po' il materiale, se ne è innamorato e quindi lo ha personalizzato, quindi di volta in volta, anche perché l'integrazione con spesso altri elementi strutturali è molto semplice, acciaio, sistemi di piastre, contropiastre, in funzione proprio delle singole esigenze, magari nel caso anche di una cerchiatura, in funzione della geometria, eccetera, si può studiare. Non ho capito bene il dispositivo del pretensionamento con quel rullo, cioè come viene aggrappato il... In quel caso era stato semplicemente infilato all'interno, ho messo
in questo cilindro c'era una fessura, infilata all'interno della fessura e poi semplicemente rigirato. Sì, molto semplicemente banale, rispetto soprattutto a sistemi soprattutto puntusi che si tende a cercare di pretensionare, sistemi FRP standard che invece prevedono delle complicazioni non differenti con dei sistemi pezzi appositi da studiare ad hoc, questi ovviamente hanno da parte di poter essere facilmente i costi abbiamo il nostro responsabile di dare indicazioni, però ovviamente è un sistema che ha come costo si attesta probabilmente intorno del tessuto in sé ad un materiale composito tradizionale, ma il vantaggio di impiegare delle matrici che non solo è resine ma sono matte di tipo matte porzolaniche, quindi costi differenti, e poi soprattutto l'idea è un sistema composito tradizionale poi prevede dei sistemi di ancoraggio che devono essere fatti in un secondo momento con delle barre da sfilettare, tempi molto lunghi. Se vogliamo mettere dei sistemi meccanici dobbiamo mettere in conto che non possiamo fare un accoppiamento diretto tra il carbonio e la lastra metallica, altrimenti c'è l'effetto pila e si corrode l'elemento metallico, quindi si deve mettere un dielettrico in mezzo. Sono dei punti molto delicati dell'intervento. Facilitare in modo così estremo la possibilità di ancoraggio significa diminuire i tempi di intervento in cantiere, facilitare i tempi di applicazione, i costi di manodopera diminuiti, quindi al di là del materiale in sé è proprio è tutto l'intervento che ha una serie di vantaggi come se lo fa facilitare. Però non è anche le basse temperature, quello che è problema, cioè quello che si diceva anche ieri. Cioè. Diceva prima collega la cerchiatura dell'edificio. La cerchiatura dell'edificio, anche questo è proprio uno di quegli interventi standard che vengono fatti in continuazione con questo tessuto. Nell'angolo può essere piegato comunque? Nell'angolo di solito vengono posizionate comunque delle piastre metalliche e poi in ogni caso potrebbe essere piegato, certo, comunque è un elemento debile anche per la ridistribuzione migliore dei carichi, in ogni caso sistemi di piastre vengono... Poi più larghe non deve rimanere a vista. No, quello poi penso di avere un video, però non qui, c'era ieri un video nella sezione che avevamo gestito e si vedeva appunto come una volta che è stato pretensionato il tessuto viene tagliato, viene rimosso il tensionatore e poi il tessuto può essere semplicemente poi tutto il sistema, anche il sistema di ancoraggio, la piastra eccetera, nascosto nel punto nodo che viene realizzato successivamente. Non rimane a vista, anche perché lo spessore poi complessivo del sistema è uno spessore contenuto in 5-6 mm, quindi poi rientra all'interno di un tonaco tradizionale e viene nascosto. Ok, comunicazione di servizio, se volete magari possiamo lasciarvi dei moduli per avere delle informazioni essere tenuti aggiornati con la nostra newsletter, vedremo perché come si diceva, se volete insomma possiamo tenervi in contatto con la nostra comunità. Vi ringrazio per l'attenzione. Allora siamo arrivati al termine di questa giornata, anzi di questo giorno e mezzo dedicato a una serie di approfondimenti. Molte sono le persone da ringraziare per aver potuto rendere possibile questo evento, a partire dai miei collaboratori, cioè dall'architetto Giuseppe Basile, dall'ingegnere Fabiano Arelli e dall'ingegnere Fabiano Di Giuseppe, che anche io sono presente, ma che in modo efficace. Vorrei ringraziare in particolare anche l'ingegner Fattori che ieri ci ha dato un contributo inatteso ma quanto mai gradito sulla sua esperienza. Poi ringrazio l'ingegner Bernardini che ci ha dato questa opportunità di conoscere un posto bellissimo dove in effetti siamo stati molto bene e penso che buona parte del riscontro che c'è stato anche in questa occasione sia dovuto anche forse alle stesse stati qui e quindi in un posto veramente bello.
Quindi ringrazio anche il personale che ci ha seguito con molta attenzione e che dire, rivederci la prossima volta sperando che sia presto, perché pensiamo che un incontro di questo genere possa essere produttivo per tutti. E quindi mi sembra, anche dalle impressioni ricevute da voi, che l'obiettivo sia stato raggiunto e soprattutto grazie a voi, perché è grazie a chi ci segue che poi sono possibili questi eventi. Grazie ancora.